Grazie, grazie. Ogni uomo libero, ovunque viva, è cittadino di Berlino. E dunque, come uomo libero, sono orgoglioso di dire Ich bin ein Berliner. Ma... Oh mamma, ma sono delizioso. Ciao a tutti i viaggiatori, benvenuti a Berlino. Iniziamo il nostro tour di questa eclettica metropoli da una delle piazze più famose di questa città, Alexanderplatz. Le temperature sono state più basse del previsto e anche se abbiamo battuto un po' i denti, non siamo tipi che ci scoraggiamo facilmente. Dopo 55 minuti di metropolitana, dall'aeroporto di Berlino-Brandeburgo siamo giunti direttamente nella piazza. Questa negli anni ha acquisito importanza, evolvendosi da semplice piazza commerciale, dove prima veniva venduto il bestiame, a piazza simbolo dei movimenti politici giovanili post-bellici. Qui è possibile trovare la Torre della Televisione, che è il quarto edificio più alto di tutta Europa, grazie ai suoi 368 metri, un punto di riferimento che accompagna il visitatore lungo tutto il viaggio per il centro di Berlino. Al costo di 25 euro è possibile godersi il panorama da questo monumento storico, ma personalmente vi consiglio dopo un punto altrettanto valido e gratuito. Degno di nota è sicuramente l'orologio Urania Tempo del Mondo, un'installazione del 69 che simboleggia l'unità mondiale dopo la guerra fredda, un'opera semplice ma ricca di significato. Ad ogni modo si dice che funzioni perfettamente, ma ammetto che non sono riuscito a capire come si legge. Probabilmente perché ho il cervello di una Barbie. Infine, oltre agli svariati negozi di molteplici brand che circondano la zona, da citare vi è assolutamente l'orrida fontana dell'amicizia tra i popoli. Negli anni 70 venne installata con il nobile intento di simboleggiare l'unità mondiale post-bellica, ma... negli anni la fontana ha decisamente perso il suo fascino, i suoi colori e probabilmente anche il suo originale simbolismo. Ma è lì, a dare appoggio ai corvi e alle persone che cercano un attimo di riposo. E come cantò Milva sul testo del maestro Battiato, Alexanderplatz, auf Wiedersehen. Il volo purtroppo ha portato ritardo e quindi la visita al museo che avevo in programma quest'oggi va a farsi benedire. Ma sfruttiamo gli ultimi raggi di luce e ci dirigiamo pieni di speranza e voglia di conoscenza verso la Porta di Brandeburgo, un altro simbolo inconfondibile di Berlino. Edificata nel 1791, la Porta di Brandeburgo divenne centro nevralgico della vita tedesca e simbolo dei vari eventi storici. Fu qui, per esempio, che si festeggiò la fine del secondo conflitto mondiale per mano dei russi. Sempre qui si festeggiò poi la fine della guerra fredda nel 1989, dopo appunto la caduta del muro di Berlino. In stile neoclassico, questo arco riprende i modelli degli archi di trionfo del mondo greco-romano, con in cima una quadriga guidata dalla dea alata Vittoria. La piazza in questione, che si collega poi al grande viale che conduce verso l'isola dei musei, potrebbe essere un perfetto luogo d'incontro, ma è solitamente piena di turisti che fanno strani balletti e pose un po' particolari. Attraversata la porta, svoltando sulla sinistra, dopo aver costeggiata l'ambasciata americana, ci troveremo innanzi il memoriale degli ebrei assassinati in Europa. Nei miei ultimi video vi ho mostrato altri luoghi come questo memoriale, perché non mi stancherò mai di dire quanto importante sia imparare dai nostri errori. Certo, questo 2022 con la guerra in Ucraina ci ha mostrato come molti siano esorti alle urla del passato. Ma se luoghi come questo possono far riflettere anche solo una sparuta minoranza, sarà varsa la pena ricordare, perché l'odio porta solo la distruzione. 1900 metri quadrati in cui sono state posizionate ordinatamente 2711 steli, le quali formano un labirinto di altezza crescente. L'idea dell'autore è quella di ricreare la sensazione di disorientamento e perdizione che le vittime del nazionalsocialismo subirono durante quegli anni. Questi, da una vita normale, sono stati travolti da uno tsunami che li ha lasciati soli ed abbandonati in una grigia prigione senza via d'uscita. Abbandoniamo questo luogo di riflessioni che, ahimè, non tutti prendono molto sul serio, per vedere un'altra opera dallo stesso peso emotivo, che si trova solo a pochi passi dal labirinto, il memoriale dedicato alle vittime
omosessuali del nazionalsocialismo. Si tratta di un'enorme lapide in cui vi è una finestrella che mostra uno schermo dove si vedono le immagini di diverse coppie LGBTQ che si baciano su uno sfondo colorato. Anche se può sembrare un po' banale dirlo, rispondere con l'amore all'odio risulta essere l'arma più efficace e duratura nel tempo. Ma lasciamo questi luoghi ricolmi di tristezza per passeggiare lungo il vasto Tiergarten, il quale costeggiandolo ci porterà con pochi passi presso il monumentale Palazzo del Reichstag, ossia il centro della politica nazionale tedesca. Il luogo è anche una meta turistica per eccellenza, visto che se si è fortunati si riesce a prenotare una visita gratuita nel tetto del suddetto palazzo, riservandosi una vista eccezionale soprattutto al tramonto. Ma sappiamo tutti che io e la Dea Fortuna non siamo amici su Facebook, e quindi, miei cari viaggiatori, cambiamo zona e andiamo a fare una pausa golosa. Ho cercato in tutte, diciamo, le ricerche di capire quale fosse il piatto tipico di Berlino. Beh, mi è stato detto dagli indigeni che il Currywurst non è nulla di particolare, è un qualcosa che si trova in tutta la Germania, ma si dice che qui sia quello più buono. Vediamo un po'. Beh, posso assicurare che ne ho mangiati di Currywurst, questo è davvero particolare, la carne di certo è una qualità diversa, viene fritto come appunto mostrato nel video e vi è questa salsa appunto ketchup con del curry sopra, davvero delizioso, forse non salutare, ma delizioso. E questo secondo giorno inizia sempre con le brutte notizie a quanto pare, avevo in mente di andare al museo naturale, ma ovviamente non me lo faceva prenotare e non si può andare direttamente perché dicono che è tutto venduto, anche se era completamente vuoto, quindi non so che dire. Per quanto mi metto a prenotare, ogni volta c'è questi imprevisti, una grande rottura di scatola. Non disperiamo, Berlino ha ancora tanto da offrire. Muniti del nostro biglietto della metropolitana, ci dirigiamo verso il Checkpoint Charlie, che fu ai tempi in cui il muro di Berlino era ancora in piedi, il punto di passaggio dal settore est a quello ovest. Si tratta di un simbolo forte, cioè se ci pensa, un'enorme città trasformata in una grande prigione, che era controllata a vista da delle guardie. Davvero raccapricciante! Dei ragionamenti che possono essere partoriti da delle vere e proprie teste di pene. A proposito di pene, poco distante dal Checkpoint Charlie si trova un palazzo davvero esclusivo, per così dire. Si tratta dell'opera di Peter Lenk del 2009, Friede sei mit dir, un'opera volutamente provocatoria che vede ritratto il vecchio capo redattore della famosa rivista Bild con un enorme pene, per via della causa che il medesimo intentò contro un giornalista che fece delle allusioni a presunte operazioni subite dal redattore. Che dire, non capirò mai l'arte moderna. Prendiamo la metro e andiamo nel luogo più famoso di Berlino, East Side Gallery. Qui è possibile vedere una parte dell'originario muro di Berlino, che adesso è divenuto una galleria a cielo aperto di street art. Il luogo è perennemente preso d'assalto, godersi in santa pace i meravigliosi dipinti è impossibile. Tuttavia si può immaginare cosa potesse significare avere un muro divisorio lungo tutta la città. Non avete idea dell'immotivata calca di gente ammassata lì a farsi selfie? Meglio spostarci altrove e quindi dirigiamoci verso il magnifico Oberbaumbrücke. Si tratta sicuramente del ponte più bello di Berlino, almeno di sicuro il più bello di quelli che ho visto io. Il ponte originario era fatto in legno nella fine del Settecento ed era il ponte più lungo di Berlino. Poi dopo la guerra venne ricostruito dando al medesimo una nuova forma e anche un nuovo aspetto. Questo rosso ponte è divenuto un altro simbolo di Berlino, che unisce le due sponde del fiume Sprea, le quali adesso costeggeremo per raggiungere la nostra prossima meta. Bene viaggiatori, almeno il sole è spuntato, non che ci sia caldo, cioè attenzione, siamo sempre al nord Europa, però un po' di sole vicino al fiume Sprea, insomma, piacevole. E poi qui ci sono gli amici nostri, qua il Molecula Man. Salutata questa colossale opera che simboleggia l'unione dei tre quartieri avvenuta dopo la caduta del muro, ci dirigiamo presso Tram Tower Park. Solitamente ci si addentra in questo parco per ammirare il memoriale russo dei caduti in guerra, che si dice sia davvero particolare, ma ammetto che eravamo stanchi morti, perché avevamo fatto troppi chilometri. E quindi abbiamo deciso di costeggiare il fiume godendoci soltanto la parte esterna di questo enorme parco. Difatti il nostro obiettivo era quello di raggiungere lo spettrale parco divertimenti abbandonato, Spring Park.
avevo davvero tante belle idee per questo parco, ma dal 2 aprile di quest'anno, del 2022, Berlino ha deciso di lucrarci e quindi organizza delle visite guidate e non è più possibile entrarci. Ora, seriamente, perché dovrei fare una visita guidata in un parco dismesso? Ai vostri post, ardua sentenza. Ma usciamo dal parco, salutiamo la casupola fiorata che si trova poco distante dalla fermata metro di Tramtow Park e grazie alle splendide metropolitane ci spostiamo nella cosiddetta Isola dei Musei. Qui si può passeggiare in questo splendido tempio dell'arte in cui possiamo ammirare diversi musei come il Pergamon Museum, Bode Museum, Neue Museum, Alte Nationalgalerie, Alte Museum. Ancora mi rode che non sono riuscito a vederli, ma comunque... Qui potremo ammirare al costo di 9 euro anche il Duomo di Berlino, che è maestoso, si staglia sull'affluente dello Sprea. E se avete ancora energie potete andare a caccia della biblioteca nascosta. Si tratta di un altro memoriale, quello dedicato al Bücher Verbrennung, il rogo dei libri, attuato nel 1933 da Adolf Hitler, il quale ordinò di bruciare oltre 20.000 libri definiti pericolosi per il regime. Qui è possibile vedere questa installazione sotterranea di una libreria vuota, un altro luogo che lascia il segno nei cuori di chi sa guardare e non solo vedere. La giornata sta per finire, ma è troppo presto per andare a cenare. Decidiamo dunque di raggiungere il luogo di incontro dei giovani berlinesi, Tempelhof. Si tratta del vecchio aeroporto dismesso di Berlino, costruito nel 1923 e dismesso nel 2008. Oggi è un parco cittadino. Considerate che è più grande del Central Park di New York. Qui i giovani giocano, fanno sport di ogni tipo, oltre a riunirsi a fare picnic alcolici e non. Se non fosse stato per il gelido vento, ci saremmo voluti fermare un po' di più, ma abbiamo deciso di dare uno stop al nostro vagare. Cosa fai quando ti saltano tutti i piani in un viaggio, sei triste, infreddolito perché il tempo è giunto più freddo del previsto? Beh, ti rifugi verso casa e nel mio caso ti rifugi verso la pizzeria da Michele, che non sono riuscito l'ultima volta che sono andato a Napoli a provarla e quindi andiamo nella succursale a Berlino, no? Come quella di Michele a Napoli. Bene ragazzi, qua facciamo colazione nella patria delle berline. Guardate che meraviglia, qualcosa di davvero eccezionale. Il locale è davvero delizioso e sembra davvero super. Proviamo questa meraviglia. Ragazzi, è davvero delizioso. Cosa fare a Pasqua a Berlino? Beh, la città offre diverse possibilità, soprattutto se si ha la pazienza di spostarsi per una cinquantina di minuti dal centro. Se avete l'impressione che il mio tono di voce sia lievemente alterato, posso confermarvi che lo è. Diciamo che il mio compagno di viaggio non era propenso a spostarsi e quindi per amor di pace si è fatto altro e mi sono ritrovato a lottare con dei bambini per poter vedere un panda. Ebbene sì, siamo andati allo zoo di Berlino, ma andiamo per ordine. Finita la colazione abbiamo fatto un giro per il Jägischenhöfe, un quartiere dei primi anni del Novecento che è stato ristrutturato dopo la guerra fredda, donando un'anima hipster ed alternativa alla zona, che si alterna a zone pop punk con street art e locali alternativi a luoghi più altolocati, per così dire. Un luogo davvero unico nel suo genere. Ma continuiamo il nostro giro pasquale. Internet ci avvisa della presenza di un Ostermarkt presso Breischleitplatz. Il mercato non c'era, ma in compenso abbiamo potuto ammirare la famosa Kaiser Wilhelm Gedenkmalskirche. La chiesa della fine dell'Ottocento venne gravemente danneggiata dai bombardamenti del 45 e non venne più ricostruita, lasciandola come monumento commemorativo per gli orrori della guerra. Una scelta opinabile, ma chi siamo noi per decidere? Ad ogni modo, come preannunciato, siamo andati allo zoo. Lo ammetto, non ero entusiasta. Ma di certo, se avete dei piccoli fanciulli, potete sicuramente farli felici. Si tratta del più grande parco della Germania e quello con la maggior varietà di specie di tutto il mondo. Certo, gli animali non sembrano di certo essere al top della gioia, come ogni zoo del pianeta. Ma i cuccioli d'uomo di certo questo non lo noteranno.
ad ogni modo, usciti dallo zoo e fatto un pranzo pasquale, torniamo alla scoperta della città. Presi dai sensi di colpa, abbiamo deciso di camminare dallo zoo verso Schöneberg, andando a caccia di alcuni murales, i quali, a dire vero, erano davvero molto molto belli, come potete notare. Per poi continuare a passeggiare e giungere fino a Posterdamplatz. Qui è possibile vedere il lato più metropolitano della città, con enormi palazzi moderni dalle architetture accattivanti, oltre alla presenza di decine e decine di negozi e centri commerciali, ricordando al visitatore l'anima moderna ed imprenditoriale di Berlino. Dopo aver fatto quasi tutta Berlina camminando, i nostri piedi urlavano pietà e quindi ci siamo ritirati a Poltrire. La vecchiaia incombe, miei cari viaggiatori. Buongiorno viaggiatori, vediamo un po' cosa ci preparerà questa bellissima ultima mezzogiornata a Berlino. Venite con me. Bene ragazzi, ci troviamo diretti dagli anni 60, mi sento uno di quei film americani diretti dagli anni 60, non so come spiegarlo. Qui siamo in una sorta di casa comune, in un bar, dove sono molto molto hippie style, davvero divertente. Vediamo che farà la colazione. Bene, 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 ma non bene. Allora, il passato mi ha chiuso le sue porte, ma noi di The Rune Rover ci dirigiamo verso il Futurium. Museo che mi ha davvero sorpreso. Prima di tutto, era gratuito. Un luogo in cui è possibile cogliere diversi punti di riflessione. Certo, essendo un po' nerd, molte cose le conoscevo. Tuttavia, se avete del tempo, posso assicurarvi che non ve ne pentirete. Ad ogni modo, usciti dal museo, il tempo per Berlino è giunto al termine, quindi... Bene ragazzi, il viaggio termina dove è iniziato, qui da Alexanderplatz. Vi saluto, ma rimanete ancora in linea per qualche piccola altra informazione. Giuro, vi do solo gli ultimi consigli. 1. Prenotate anticipatamente i musei come il Pergamon o quello di Scienze Naturali. Sono presi d'assalto! 2. Berlino si gira a piedi, è difficile ma si può fare. Ma soprattutto in metropolitana, il biglietto di 24 ore è fantastico. Per girare solo il centro vi basta prendere l'area A e l'area B. Se volete spostarvi più lontano per raggiungere l'aeroporto o altri posti dovete prendere anche l'area C. Qui a fianco vi scrivo le tariffe principali. 3. Se volete godervi una vista gratuita di Berlino, oltre il Palazzo del Reichstag, potete raggiungere il Neukölln Arcade, è un centro commerciale. Salite al quinto piano e dal parcheggio potete godere della vista. Poi, se avete un po' di pazienza, potete fare la fila e raggiungere il sesto piano e entrare in un quotatissimo Sky Bar berlinese per gustarvi qualche drink con una vista unica. Lo Sky Bar ha un nome complicato, Klunkenkranich o Judy. Comunque... Bene amici e amiche mie, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Vi ringrazio sempre per il vostro affetto e i vostri complimenti. Ciao viaggiatori, ci vediamo al prossimo viaggio.